portiere della King continua a respingere i tiri della number one. Capitano! Coraggio, Buddy, rialzati! Eccoli di nuovo. Devo concentrarmi. Ora so dove tireranno. A destra! Bravo, Buddy! Stavolta addirittura bloccato il tiro! È uno stile che ci ricorda quello di Benji Price, della New Team! Evviva! Sei bravissimo! Grazie, capitano! Bravo, capitano! Bravo, Buddy! Grazie. Adesso la King l'ha riscossa, va bene? Bene! I ragazzi della King, caricati dalla prodezza del loro capitano, riprendono il gioco con entusiasmo, ma dovranno fare i conti con Lenny Newman, l'ancora imbattuto portiere della number one! Nonostante il punteggio sia di 10-0 per la number one, vediamo che i giocatori di quest'ultima sono preoccupati per la formidabile ripresa della King. La King è forte e vincerà! Spero che prima della fine riesca a segnare almeno un gol per la nostra squadra. Ci avviciniamo allo scadere dei primi 45 minuti, ma la King, nonostante molti tentativi, non riesce a segnare. Ma ecco che Timothy Cole riesce a smarcarsi e avanza velocemente verso la porta avversaria! Accidenti, mi stanno raggiungendo! Mia! Non ce la farai a togliermi la palla! Adesso è mia! Bellissimo intervento in scivolata di Turner su Marlowe! Il gioco ritorna alla King! Rudy! Stavolta segnerà di sicuro! Avanti, Peter, fermalo! Devo farcela. Rudy, tienti pronto! Certo! Scusami, ma devo farlo! Prova a parare questo! Bellissimo colpo di testa di Rudy Mastin! Entra, ne sono sicuro! Prendila, Lenny! Qualcosa è entrato in porta, ma non la palla! È Rudy Mastin! L'arbitro fischia la fine del primo tempo. La prossima volta entrerà il pallone in porta, stanne certo. È molto sicuro di sé, ma ancora non ha imparato con chi ha a che fare. Comunque mi è simpatico. Ha fatto un tiro bellissimo, bravo Rudy. Mi dispiace che non sono riuscito a segnare. Non importa, andrà meglio la prossima volta. Buddy è riuscito ad intuire le intenzioni dei magnifici tre. Questo vuol dire che la number one non segnerà più. Non potete puntare tutto su Buddy. Dovete dargli una mano anche voi. Datevi da fare, segnate almeno qualche gol. Non vi affannate a difendere troppo il vostro Buddy, ragazzi. Noi abbiamo fatto del nostro meglio per segnare, vero fratello? Oh. Ditemi perché non ci siete ancora riusciti. Avanti, perché? State calme, ragazze, ci penserà il vostro Rudy Mastin a fare i gol.
spero che tu abbia imparato che se vuoi fare gol deve entrare il pallone e non tu nella rete. Dalla faccia che hanno sembra quasi che stiano perdendo invece di vincere 10-0. Cosa sta succedendo? Improvvisamente la King ha rialzato la testa ed è partita all'attacco. È che la difesa sta facendo acqua da tutte le parti. Ma di che diavolo stai parlando? Allora voi che dovevate segnare un gol al minuto. Cosa? Smettetela di rimproverarvi. Quel che è fatto, adesso dobbiamo soltanto pensare a giocare un buon secondo tempo. Ok. Mi raccomando, Baccio, fai il tifo per noi, strilla più che puoi. Mi dispiace molto, Baccio, che tu debba stare in panchina. Non preoccuparti per me. Se giocassi non potrei tifare per la King. Bravo. Ragazzi, in campo! Sì! Sta per iniziare la ripresa. Siamo curiosi di vedere se in questo secondo tempo la King riuscirà a segnare almeno un gol alla number one. Forza! Diamogli una lezione una volta per tutte, ragazzi! Ehi! Hey! Jan! È mia! Ken Johnson riesce a tenere in gioco la palla, ma è ostacolato da Cole O'Connor. La King è forte e vincerà! Oh, sta piovendo! Cosa hai detto? Mi arriva adesso la comunicazione che sta cominciando a piovere. Bravo, Ricky! Stavolta è mia! Rudy Mastin recupera il pallone e parte all'attacco verso l'area avversaria. Sì, devo riuscire a segnare. Rudy, lancia la palla a qualcun altro! Hai ragione, Sam. Ehi, Ricky, prendi la palla e corri verso la porta, è tua! Ah! Bel passaggio, Rudy! Rudy! Eccoli, arriverò prima io. Lenny Newman esce dalla porta per andare incontro al pallone. Fatti sotto, Sam! Rudy! Stavolta non toccherà neanche la palla. Maledizione! Invece di colpire di testa, come poco fa, Master batte il pallone con il piede! Ma il tiro di Master è debole, la palla è ancora fuori e Newman tenta un disperato recupero! Non deve segnare, io voglio rimanere imbattuto. Dai, Bella, entra, entra! No! Accidenti! Questo è gol! Vai! Parata di Newman che blocca il pallone tirato da Mastin! Oh. Il numero 10 della King ha tirato una fortissima cannonata che solo un portiere della bravura di Newman poteva parare! È riuscito a pararlo un'altra volta! Lenny Newman è davvero bravissimo! La pensate anche voi alla stessa maniera! Venduta! Ah! Ah! No! Oh, santo cielo, Rudy! Mamma mia, che botta! Ho sbagliato ancora. Questo ragazzino continua a sbalordirmi. Ma tanto prima della fine riusciremo a segnare. Ormai piove a dirotto, l'incontro tra la King e la Number One sta per finire. La Number One è in vantaggio per 10-0, ma la King non si perde d'animo e continua ad attaccare. Lenny Newman non ha mai permesso che la sua rete venisse violata, anche se ha dovuto fare i conti con Rudy Mastin, che è arrivato diverse volte molto vicino al gol.
Sei forte, Rudy, e ti ammiro per la tua volontà e ostinazione, ma tra poco ti troverai di fronte a qualcosa che ti lascerà senza fiato. Forza, Magnifici Tre, fate vedere quello che siete in grado di fare! Vogliono fare un altro gol. Devo concentrarmi per impedirglielo. Hanno tirato! A sinistra! Ce la farò a prenderla! Ah. Ce l'ha fatta! Fox ha bloccato la palla con le mani! Bravo, Buddy! Oh! No! Capitano! Buddy, rispondi! Buddy. Capitano, ti sei fatto male! Oh, che cos'hai? Va bene, adesso ragazzi, passate al contrattacco, chiaro? Capitano, capitano, tutto bene? Va bene, capitano. Oh, oh mio Dio. Ma c'è il capitano! Capitano, non scherzarla! Rialzati, non scherzarla! Ragazzi, cosa ne dite di lasciar perdere con questa partita? No, arriveremo fino allo scadere del tempo. D'accordo, ma senza portiere come fate a continuare? Ci lasci finire, questi sono problemi nostri, vero ragazzi? Ma che cosa vi prende? A cosa serve continuare senza Buddy in porta? Capisco quello che stai provando, ma purtroppo non abbiamo nessuna alternativa, Rudy. Noi gli abbiamo dato del filo da torcere. Penso che questo possa bastare. Ma che dite? La partita non è ancora finita. Rudy ha ragione. Nel frattempo non Buddy dire idiozie. Potrebbe... Non c'è nessuno tra noi in grado di sostituire il capitano in porta. Sì, sì, già, è come vero. Facciamo? Nessuno lo può fare. Dimenticate la nostra riserva. Cosa? No, no, io non sarei mai capace di fare quello che fa Buddy, ti prego. Non preoccuparti, Bach, tanto la partita l'abbiamo persa, ma dobbiamo arrivare fino in fondo. Forse riusciremo a fare quel benedetto gol per dedicarlo a Buddy. Va bene, adesso ragazzi, passate al contrattacco, chiaro? Al contrattacco! Al contrattacco! Al contrattacco! Va bene, mi metterò in porta, ragazzi. Bravo, Max! Non sarò all'altezza di Buddy, lo so che lui è molto più bravo. Ma farò del mio meglio, ve lo prometto. Va bene. A questo punto l'unica cosa che possiamo fare è mettercela tutta per riuscire a segnare almeno una rete, vero? Proprio così, Ricky. Per noi anche una sola rete segnata alla grande number one può essere considerata molto più di una vittoria. Se ci riusciamo, finalmente smetteranno di considerarci delle schiappe. Sono sicuro che se giocheremo con questo spirito ce la faremo. Allora ragazzi, diamoci sotto, l'obiettivo sarà segnare un gol. Ok! Ehi ragazzi, a quanto pare la King continuerà a giocare. E a che scopo? La vittoria è nostra, non c'è dubbio. Possibile che non vi siete accorti di niente? Oggi la King è totalmente diversa dalla squadra che noi conoscevamo. Cercheranno di segnare, ma noi dobbiamo impedirglielo a tutti i costi, siamo intesi? La King è una squadra coraggiosa, continuerà a giocare nonostante il risultato scontato e l'infortunio del suo portiere. Siamo curiosi di vedere come se la caverà Butch Brown, che ha sostituito Buddy Fox in porta. Il gioco riprende. È tuo! Ok, Butch! Rudy Mustang parte subito all'attacco e si dirige velocemente verso l'area avversaria, seguito dai suoi compagni. È mio!
Il terreno di gioco è diventato un'enorme pozzanghera di fango. I giocatori di entrambe le squadre non riescono a mantenere il controllo della palla e continuano a cadere sul terreno scivoloso. È tuo, Ken! Davvero? Oh. Idiota, io sono dietro di te! Turner è riuscito a intercettare un passaggio di Becker e parte all'attacco verso la porta della number one. Fronteggiato da un avversario, Turner passa la palla verso la sua sinistra, dove trova Masten che continua l'azione. Vediamo Storm mettersi sulla traiettoria di Masten, pronto a fermare il numero 10 della King. Devo riuscire a passare senza farmi mettere i bastoni tra le ruote. Avanti, Rudy! Vai, Sam! Sì! Con un'incredibile acrobazia, Masten passa la palla a Sam Connors. La King è di nuovo all'attacco, mentre la pioggia continua a scendere senza sosta. Da! Il tiro di Sam Connors risulta debole e arriva senza la minima forza davanti a Newman. Accidenti, con tutto questo fango non si vede se la palla è entrata. No, maledizione! Newman è riuscito a prenderla prima che superasse la linea del gol. Questo portiere è davvero molto bravo, bisogna ammetterlo. Accidenti, ce l'ha fatta! Ricorda, riuscirei a prendere un vostro tiro anche con gli occhi bendati. Non ho mai visto mio fratello giocare con tanto impegno con un vantaggio di 10 gol. Deve essere la presenza di Rudy a farlo stare in ansia. Non siamo riusciti a fare neanche un gol nel secondo tempo. Il nostro rendimento è molto calato. Dobbiamo segnare subito per riscattarci. I magnifici tre della number one stanno organizzandosi per tirare in porta. I giocatori della King corrono verso la loro area, sperando di riuscire ad arrivare in tempo per organizzare la difesa. Eccoli che arrivano! Dannazione, la respinta! Incredibile! Tutta la King si è chiusa in difesa e uno dopo l'altro hanno respinto i tiri a raffica degli attaccanti della number one. Stavolta deve passare! Non ce la farai, Johnson! Masten manca il pallone! Adesso tocca a me! Bravo, Batch! L'ho preso! Non ci credo! Non posso crederci, evviva! Brown riesce a parare il tiro di Johnson. Bravo! Oggi i ragazzi della King stanno dando prova di grande coraggio. La King è forte e vincerà! Avremmo fatto 10 tiri, ma non siamo riusciti a segnare. Coperti di fango, i ragazzi della King partono al contrattacco. Batch, forza, rimetti in gioco la palla! Lanciala lontana con tutta la forza che puoi. Sto tranquillo, Rudy, la forza è una cosa che non mi manca! Cosa? Ma non è possibile! Accidenti, Batch, che bomba! Nonostante la forza che Brown aveva impressa al pallone, Newman riesce ugualmente a respingere di pugno. Devo recuperare questo pallone, non posso lasciarlo alla number one! E adesso prova a fermare questo! Lenny Newman! Non segnerai, Masten! Newman respinge il tiro in rovesciata di Masten e rimane nel fango. Ma vediamo il numero 10 della King rialzarsi e correre verso il pallone. Dai, tira, ti aspetto! Sono scivolato! Ha mancato il pallone. Devo riprovare, posso ancora farcela! Oh.
Il capitano. Capitano! Ciao, Buddy. Come va? Tutto bene? Ora è tutto ok, ragazzi. Mi spiace di avervi lasciato nei guai, ma ditemi, com'è finita la partita? Oh. 10-1. Un gol. Ci dispiace, capitano. Ci siamo dati tanto da fare, capitano. Ma più di una rete non siamo riusciti a fare. Non dovete scusarvi, anzi. Soltanto il fatto che siete riusciti a segnare ha per me lo stesso valore di una vittoria. Grazie capitano. Nessuno oserà più dire che i ragazzi della King sono delle schiappe. È Lenny Newman. Grazie, Lenny. La prossima volta che ci incontreremo sarà al campionato scolastico. Non vedo l'ora. Vedrai, Lenny. Saremo noi a vincere quella partita. Lo vedremo sul campo. Ora andiamo a casa e domani cominceremo ad allenarci. Ok! La King è forte!